Ciao a tutti ragazzi ed eccoci ritornati in un nuovo video di Castlevania. Oggi dobbiamo iniziare le cascate di Agartha del capitolo 2 e facciamo quindi, This iniziamo ancient subito. city occupies one of Quest'antica cura è Quest'antica città, scusate, è formata da molti livelli e ognuno rappresenta le fondamenta del successo. È un labirinto di vicoli ciechi e passaggi dimenticati, dove il pericolo si cela dietro ad ogni angolo. Ha mostrato una grande capacità di recupero, ma questo viaggio lo porterà più lontano di quanto previsto e più in profondità di quanto nessun uomo si è mai avventurato. Avrà bisogno di tutto il suo ingegno per trovare una strada alternativa per raggiungere il cuore della città dove lo attende il suo destino. Quindi, benvenuti in questo nuovo video di Castlevania, ragazzi. Non mi ricordo sinceramente manco dove eravamo arrivati perché è da un po' di tempo che non lo gioco. Di conseguenza, vediamo un po'. Allora, eravamo caduti da qualche parte, sicuro, perché adesso siamo qui e c'è pure un cadavere. Ma scommetto 50 euro che c'ha la pergamena dentro, sicuro, ma come la morte. Te pareva, cioè. Ma qua dentro i cadaveri, invece di portare roba buona, scrivevano tutti quanti, oh. Mai uno che era analfabeta e non ha una pergamena addosso. Ma che cazzo? Allora, vediamo un po'. Perché come ho detto, appunto, non ci gioco da parecchio tempo. E adesso sto cercando di focalizzarmi un po' di più perché tra poco esce Castlevania 2. E di conseguenza vorrei finirlo. Anche se so che non è possibile. Oddio, no, il ragno no, lo odio. Lo odio, ma vaffanculo. E te pareva che già mi avvelenava. Vieni qua, brutto stronzo. Comunque, nel frattempo che uccidiamo a sto stronzo, grazie per tutto il supporto, ragazzi. Grazie per tutti gli iscritti, visualizzazioni, like, commenti. Davvero, come sempre siete meravigliosi. Ci sarà un cambiamento tra poco. Lo annuncerò con un vlog, quindi non vi preoccupate. Quindi farò un vlog dove annuncio questo cambiamento. Però vorrei prima finire le serie di Splinter Cell e Castlevania, perché Need for Speed non è molto importante, dato che lo posso portare anche per le lunghe. Ho già altre serie in mente, quindi non vi preoccupate. Però appunto ci sarà un cambiamento, ve ne parlerò più in là. Per adesso non vi voglio spoilerare nulla. Vediamo un po' cosa dobbiamo fare. Oh, Spider-Man! Ti muori, bastardo. Come si faceva ad affogarlo? Ah, ecco qua. LTRT, vai! Poverino. È brava sto ragno di merda. Ha lasciato la gemma della luce. Ottimo, ottimo, ottimo. Andiamo, andiamo, andiamo. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Il capitolo 2 è molto lungo. Spero che gli altri non, tutti non siano così lunghi, altrimenti sono cazzi amari. Però non mi sembra che tutti abbiano la stessa lunghezza, di conseguenza alcuni saranno più brevi. Come si faceva a scendere? Cerchio? No. Ah. Oh mio Dio santo. Questa sarà la sesta volta, non so perché, ma questo lupo che adesso viene non lo riesco a distruggere. E quindi muoio sempre e devo ricominciare sempre dal capo, porca puttana. Giustamente qui ci dovevano mettere il lupo. Non so manco se me ne posso andare direttamente, ma sinceramente non ci vorrei provare. Ma vaffanculo. Cioè, la cosa che proprio odio è quando appunto tu salti in aria e quello ti prende lo stesso. Cioè, ma vaffanculo. E visto, cioè, ma sparati. Com'è? Mo' si è fatto. Muori, bastardo. Vai, spaccagli la faccia. Ah, alleluia. Adesso poi non era manco così difficile, però.
prima non lo so, si vede che non era nelle mie facoltà mentali. Non lo so. Cioè, sono morto 4-5 volte così, una appressa un'altra. Wow, questo è proprio Prince of Persia. Anche qui, ovviamente, ci dovevano mettere i lupi del cazzo. E cioè, se io sto morendo tutte queste volte, no? Già nel primo capitolo, figuratevi dopo, figuratevi dopo. Alla fine del gioco non voglio manco immaginare. Cioè, secondo me il boss finale proprio è 20 volte di prova, sicuro. Oh, finito già i pugnali, che cazzo. Sti bastardi. Perché poi quelli che sono stati boss te li mettono come nemici normali, mi sembra pure ovvio. Cioè, questo è più piccolino, però diciamo è sempre co come il lupo che affrontammo all'inizio. E mori. Ah. Vediamo questo che c'ha. La pergamena. Ma sai dove te la devi mettere sta pergamena? Vaffanculo. Mi manca, se non mi sbaglio, una pietra della vita per allungare la vita. E cazzo nessuno ce l'ha. Aspetta, qua come si faceva? A posto. Questo po' c'ha una forza, mamma mia. Non ha la forza di uccidere un lupo, ma ha la forza di far cadere una montagna, cioè la logica dei videogiochi. Ma scendi, coglione. Ok. Qua non c'è niente. Vediamo un po' dove dobbiamo andare. Non si può salire. Che palle. E te pareva? Oh, ve l'ho detto, questi boss poi li mettono come nemici normali, ma andate a cagare. Chi è che l'ha fatto sto gioco? La Konami? La Konami, sono sicuro, sono sicuro. Sti cretini. Voi a che difficoltà l'avete giocato Castlevania? C'è qualcuno che l'ha giocato in modalità estrema, tipo la più difficile? Io non mi azzardo proprio, cioè questa è difficoltà normale, mi sembra che sì, normale. Facile non la metto quasi mai in nessun gioco. Questa è difficoltà normale e mi sta rompendo le palle. Figuratevi la difficoltà difficile, cioè la difficoltà difficile. La più difficile, il più difficile livello di difficoltà. Vabbè, avete capito, insomma. Fammi recuperare un po' di vita qua. Poi questo attacco di merda. Morite, bastardi. Schiatta, coglione. Opla. Opla. Guardatelo, guardatelo. Riuscissi a fare la ghigliottina? Ma vaffanculo, mi ha preso giusto alla fine. Questi manco muoiono, sti coglioni. Fammi recuperare un po' di vita, bastardo. Opla. Ma dove te ne vai, coglione? Fa pure la rincorsa e non mi pigli. Vai, 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 vai.
Montare un troll. Premi RT. Vabbè, questi lo sappiamo. I soliti tasti. Non cambia nulla. Tiè, mo non fate più i duri, eh. O in spiaggia. Qua com'è il triangolo? Yes. Non lo voglio strangolare ancora perché mi voglio togliere da mezzo sti cosi brutti. Morite. Ok. Ma non cade giù quello. Fammi recuperare molta vita. Ok. Sembra abbastanza buona. Andiamo avanti. Ah, ma là sta il coso della vita a posto. Non me ne frega proprio se c'è la sfida di non recuperare la vita. Non mi interessa. Tanto non ho come obiettivo finire questo gioco al 100%. Di conseguenza, vaffanculo a tutti quanti. Faccio quello che voglio. Qua dietro che c'è? Vai, yeah, vai. Boom. Secondo me qui c'è un collezionabile. Ah, quello è un troll piccolo. Questo era un troll delle caverne. Allora non era il boss, quello era il troll gigante. Come si deve andare di qua? Allora andiamo a vedere dall'altro lato cosa c'era. Forse di là c'è il collezionabile. Perché sto perdendo un sacco di collezioni. Cioè, ogni livello quasi vedo che perdo qualcosa. E non mi piace questo fatto. Non mi piace. La cascata non me la racconta giusta. Vediamo prima. Non c'è nulla, vediamo di qua. Te pareva, lo sapevo. Dammi la sfera della vita, dammi la sfera della vita, dammi la sfera della vita. Non servi a un emerito cazzo, cadavere di merda. Mi devi dare la sfera della vita. Mo mi manca una di della vita e una della magia. E non le troverò mai più. Secondo me. Vediamo dove dovevamo andare. Andiamo dove dovevamo andare. Allora, qui mi sa di combattimento. No? Te pareva. Chi viene? Il lupo. Lupo di merda. Sono fissato. Poi questi sono lì, licantropi. Giusto? Opla! Morite! Non so manco chi cazzo sto a colpire. Yo! Ya, però mi sto facendo più alto. E mori! Cazzarola! Tiè! Te lo meriti! Sarà morto qualcuno, è passata un'ambulanza. Non so se l'avete sentita. Allora, si deve andare di qua. Chissà, no, non penso qua dietro ci sia qualcosa. No, infatti non va manco. Una cosa veloce, Gabriel. Grazie. Cosa c'è? Un gancio. Allora, via. Probabilmente vedrete in questo video la scritta Aethe Kronos, che di solito era in basso a destra, un po' più grande, perché così serve. Non lo so se funziona, però in teoria significherebbe che io ho modificato il video e quindi l'ho reso quasi mio, no? Per evitare ulteriori problemi con il copyright. La maggior parte delle partnership ormai l'hanno risolto, cioè YouTube proprio quasi risolto. Che significa che quasi tutti i video stanno andando di nuovo online. Per me, quando c'è stato quel periodo di
burdello di tutta la situazione del copyright. Solo 3 video mi sono stati segnalati, ma sono ancora online. E basta. Non affligo nel canale né niente. Però per maggiori sicurezze sto prendendo tutte le precauzioni possibili. Quindi logo più grande. Ma vaffanculo. Ti pareva che non mi colpiva? Sto coglione. Ma infatti ci sono questi. Vai pigli. Ma vaffanculo. Muori bastardo. Fatti cavalcà. un'altra azione di Spider-Man. Vai ragnatela. Che poi ve lo ricordate il primo Spider-Man quando Tobey Maguire deve lanciare la ragnatela? Proprio scemo. Per carità, è simpatico e tutto quanto, però ha una faccia di cazzo. E non cadere. Non sai manco stare in equilibrio. Dammi tutto quello che hai. Come si faceva a prendere? Ah, ok. Vai. A posto. Una faccia. Che brutta faccia. Tipo le teste dell'isola di Pasqua. Sono proprio brutte. Un pugnale. Ma vaffanculo. Wow, veramente. Pensavo che quando pigliavi dei pugnali automaticamente si come si dice, aumentassero tutti. Tipo se stai a 0 vai a 10 automaticamente. Questo è la magia dell'ombra. E che? Vai Gabriele. Vai che ce la fai. Vai che ce la fai. Hai ottenuto il medaglione magico dell'ombra. Gli attacchi effettuati affliggeranno un danno maggiore consumando l'energia dell'ombra. Impiego RB per attivare i tuoi poteri della magia dell'ombra. Praticamente ci rende più forti. Il che è buono. La fonte sta fuori. Vai. Ottimo. L'unico problema è che mo dobbiamo attivare anche questa. Cazzo. Cioè, non attivare, scusate, collezionare le gemme pure per questo. Cioè, io già non trovo quelle là della sfera blu e della sfera della vita. Figuratevi se trovo queste qui. Ora puoi combinare entrambi per sconfiggere. Fai la tua strategia e ta ta ta. Oh, ma andate a cagare. Ah, ti sbaglio tanto. Abbastanza comoda, dai. A posto. Andiamo. Non c'è nulla? No? Che schifo. Andiamo. Ah, boh, qua non ci sta niente. Pensavo fosse un'altra di quelle cascate, tipo. E qua come si fa? Ah, ho capito. Boom, guardatelo. Riccardo è bravissimo. Vai. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Figura di merda. Non sei buono. Vai, mo sì, ok. Dovevo aspettare che cambiassi inquadratura. Niente.
Ma dove cazzo stanno sti cadaveri che hanno la vita? Boh. Potrei andare su internet a cercare una guida, ma sinceramente poi mi scoccio. Cioè, non riesco, già è difficile parlare e giocare contemporaneamente. Figurati se devo parlare, giocare e leggere. Cioè, ma già leggere di per sé mi distrugge il cervello. Figurati di giocare, parlare e leggere. Uno sforzo troppo grande. Ah, abbiamo finito le cascate della carta. Però abbiamo preso tutte le gemme, cioè. Aiù. Questo è l'unico livello che abbiamo fatto quasi al 100%. Abbiamo anche un sacco di monete, quelle che cazzo so. Quindi vediamo di sbloccare qualcos'altro. Le mosse base ce le abbiamo tutte quante. A posto. Qui possiamo potenziare la ghigliottina. Possiamo, vediamo un po'. Combo potente diretta. Catena bloccante, vediamo questa cos'è. Bella. Qui, vai, bravo, combo. Lo so che sono state sbloccate in un'attività. Il potenziamento non ci interessa. La catena bloccante cos'è? Bella presa. Cerchiamo di togliere quelle che costano di meno. Come, ma non possiamo comprare più niente. Mi deludi. Carina. Bella. 8 volte. Wow, i pugnali esplosivi. Ah, con la magia dell'ombra. Raffica di pugnali, questa poi la potremmo comprare. Dopo vediamo i poteri delle reliquie. Ah, li acceca praticamente. Bello, tipo un tornado. Onda energetica. No, apriamo la raffica di pugnali. Così abbiamo tolto da mezzo tutte quelle che potevamo comprare. E noi ci vediamo come sempre alla prossima, ragazzi. Mettete mi piace se vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, alla pagina di Facebook. Ciao.